costumi antichi e canti tradizionali si mescolano a una babele di lingue e strumenti musicali nella Domenica delle Palme a Betfage. Dal santuario sul versante orientale del Monte degli Ulivi parte la lunga processione che ripercorre passo passo l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Noi arriviamo dalla Polonia. I fiori sui rami d'ulivo ricordano quelli che gettarono ai piedi di Gesù al suo passaggio. Significa ricordare che lui oggi è vivo tra noi. Un clima gioioso accompagna questo lungo serpentone per le ripide strade di Gerusalemme, per quella che qui è di fatto anche la celebrazione pubblica più importante della comunità cristiana locale. Dalla Cisgiordania sono arrivati più di 40 pullman di pellegrini palestinesi, a cui per la Settimana Santa viene concesso un permesso di ingresso speciale. Siamo di Abude, vicino a Ramallah. È importante per noi esserci perché questa è anche la nostra terra. Accanto alla comunità palestinese cammina anche quella dei cristiani di lingua ebraica, composta in gran parte da figli di immigrati. Questi sono da 60.000 filippini, indiani, srilanchesi. L'appuntamento per tutti nella chiesa di Sant'Anna, nel cuore della città vecchia, per la benedizione finale di Monsignor Pizzaballa. È un modo, insomma, di ritrovarsi come comunità gioiosa che mette da parte tutte le sue difficoltà per esprimere anche la sua gioia e la fierezza di essere cristiana interessante. A concludere la festa è la sfilata intorno alle antiche mura degli scout palestinesi nell'impeccabile divisa scozzese.